Cari amici, in prossimità delle feste natalizie vi raggiungo attraverso questi moderni strumenti di comunicazione per osare ancora una volta di riproporvi la gioia del Natale. Siamo in un Natale particolare, il Natale dell'anno della fede, ed è in questo Natale che vorremmo rigustare il nostro incontro con la persona di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo. La nostra fede è soprattutto l'incontro con questa persona, con il messaggio che Gesù ci dona, il Vangelo. Ed è per questa ragione che nel Natale dobbiamo nuovamente gustare la bellezza di un incontro con il divino. In Gesù il divino ci invade, ma in Gesù soprattutto è la nostra umanità che acquista tutta la speranza, tutto l'ottimismo. Il Natale in realtà è la festa di Gesù, ma è la festa di ogni uomo, di ogni persona. Il Natale ci umanizza, ci dà la possibilità di ritornare a sperare, di riprendere tra le mani la nostra condizione di viandanti e pellegrini per diventare artefici della nostra storia. La via di Dio per incontrare l'uomo è stato questo abbassamento, questa umiltà. La via della Chiesa per incontrare ciascuno di voi non può che essere quella dell'ascolto, dell'umile, paziente percorso di incontro verso ciascuno di voi. In questo momento il mio pensiero va soprattutto ai giovani. In questo tempo ho incontrato tantissimi giovani della nostra diocesi. A loro il mio pensiero più solerte, più caro, e anche guardo a loro con la stessa trepidazione con la quale loro guardano al futuro incerto. Soprattutto vorrei che i giovani in questo tempo alimentassero quella fiduciosa speranza che proprio nei tempi bui si vedono con maggiore fulgore, maggiore splendore le stelle che da sempre hanno orientato la nostra vita. Quando vogliamo guardare il firmamento in tutta la sua bellezza, dobbiamo andare soprattutto nei luoghi meno illuminati, e così in questi tempi bui rifulgono maggiormente la stella della giustizia, della fraternità, della dignità di ogni persona. Lavoreremo e ci impegneremo affinché per voi possa risplendere maggiormente la speranza in un futuro migliore. Un augurio e una preoccupazione per quelle famiglie provate dalla perdita del posto di lavoro, per quelle persone che sono in attesa dei loro diritti, preoccupate per la mancata retribuzione del loro lavoro. Queste famiglie stanno vivendo la crisi come crisi di rapporto tra generazioni, crisi di rapporto interpersonale, perché la crisi economica pesa pesantemente sulla loro condizione. Siamo vicini a tutti. Il mio pensiero va anche alle persone malate, anziane, a quanti sono lontani dalla nostra terra per ragioni di lavoro, alle famiglie divise in questo momento per le tante vicende che può provare ogni famiglia, ma per tutti un pensiero, un augurio, una speranza. Il Natale possa rifulgere per tutti come un'occasione di rinnovata speranza. Non perdiamoci d'animo, alacramente rimettiamoci in cammino, e con la gioia e con la speranza possa risuonare per tutti noi le stesse parole confortanti che furono di monito ai pastori della grotta di Betlemme: non temete, vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi il Salvatore. Questo invito, questo augurio, questa speranza che vi ripropongo in comunione con tutti i nostri sacerdoti, i nostri parroci, con le religiose, con gli operatori dei vari settori dell'attività pastorale della diocesi, sia anche l'espressione concreta di una ritrovata fraternità e di una speranza sempre nuova. Auguri e buon Natale.